Ciao a tutti da Mr. Green. Oggi un altro video interessantissimo che ha per oggetto una pianta comunissima che cresce spontaneamente nei prati stabili, cresce spontaneamente nei giardini come pianta infestante, cresce lungo i cili delle strade, un po' dappertutto. Parliamo del tarassaco, detto anche dente di leone o soffione. Produce un fiore giallo in primavera, a cui poi seguono piccoli semini che se ne volano via col vento grazie a una speciale peluria che li rende molto trasportabili dall'aria. Bene, questa pianta è apparentemente una pianta molto banale, molto semplice, appunto molto comune, molto consueta. Innanzitutto è molto interessante dal punto di vista alimentare perché contiene molti sali minerali e molte vitamine, se raccolta quando la foglia è ancora molto tenera a inizio primavera. Ma l'aspetto su cui volevo concentrarmi era sulla capacità della pianta di adattarsi all'ambiente per potersi quindi riprodurre e quindi propagare nel tempo la specie. E, avete visto sicuramente tutti come il fiore che appare giallo, poi man mano che secca, crea la formazione di piccoli semi al suo interno, e ciascun seme è attaccato a un peduncolo alla cui estremità c'è un ciuffetto di peluria che ha lo scopo di farlo volare via con il vento e quindi di diffondere questi semini un po' dappertutto, sicuramente il più lontano possibile dalla pianta madre che lo ha generato, questo per diffondere la specie il più possibile tutto attorno, nell'ambiente circostante. Ma cosa succede quando per eventi climatici tipo piogge molto intense o battenti questi piumini, questa peluria col quale i semi si staccano e poi volano via dovesse bagnarli? Bene, la pianta ha risolto questo problema perché infatti le piante hanno la capacità di risolvere i problemi molto più velocemente, molto più efficacemente rispetto all'uomo e agli animali, infatti questi ultimi tendono a più che risolvere i problemi, a spostarsi in ambienti più confacenti alle loro esigenze, mentre le piante, non potendo muoversi e spostarsi, hanno dovuto sviluppare una intelligenza molto più elevata e una capacità di risolvere le problematiche in maniera molto più efficiente e molto più veloce. Quindi l'evoluzione li ha spinti a creare un meccanismo per cui, quando piove molto, per effetto dell'umidità, la peluria che trasporterebbe i semi si chiude, quindi non fa cadere i semi a terra proprio sotto il fiore che li ha prodotti, quindi venendo meno la funzione di distribuzione del seme un po' ovunque, ma i semi cadendo proprio a terra sotto la pianta madre non avrebbero la possibilità di svilupparsi adeguatamente. Mentre questa piccola peluria che accompagna il seme tende a aprirsi di nuovo durante le giornate di bel tempo e possibilmente ventose per la pianta, in modo da potergli fare prendere il volo in maniera efficace. Quindi quando piove, il paracadutino non funziona, altrimenti cadrebbe a terra e lì non potrebbe nascere, mentre funziona, si apre questo paracadute per ricevere gli sbuffi di vento quando la temperatura e quando la giornata è buona, quindi non c'è rischio di piogge. Così i semi si possono allontanare dalla pianta e propagare il più possibile ovunque la specie in qualsiasi posto. Infatti nascono come piante, come erbacce anche all'interno dei vasi delle nostre piante coltivate, nascono nei campi coltivati, nascono negli orti, nei giardini, un po' ovunque. E per questo video è tutto, è una pianta quindi molto interessante, e soprattutto interessante è stato capire come in realtà le piante riescono a trovare sempre la soluzione giusta in base all'ambiente e a risolvere nel minor tempo possibile qualsiasi problematica. Vedremo nei prossimi video altri episodi di come le piante riescono a risolvere le problematiche in maniera molto efficace e sicuramente ha impatto ambientale zero. Infatti per questo tipo di movimento che questa peluria che accompagna i semi del tarassaco produce, cioè di chiusura quando piove, di apertura quando invece il clima è più asciutto, la pianta non impiega energia,
Mentre per gli animali e per l'uomo ogni lavoro, ogni azione richiede comunque una spesa energetica, per le piante, loro intelligenza li ha portate a poter operare senza spendere alcun tipo di energia. Quindi le piante sono bio, sono a impatto ambientale zero, in maniera tanto da quasi non crederci, comunque da lasciarci di stucco. Vedremo nei prossimi video, infatti, altri esempi in cui le piante trovano soluzioni ai problemi e come queste soluzioni ai problemi vengono sempre prese, però senza avere alcun impatto nella richiesta energetica. Quindi tutte funzioni che svolgono a spesa energetica zero. Grazie intanto per l'attenzione, Miss Segherini, e ci vediamo molto presto. Ciao ciao!